In questo video scoprirai come ottenere backlink gratis. Il primo metodo che ti consiglio sono le infografiche. Utilizzo tuttora questa strategia anche per amicidelweb.it, in poche parole di realizzare un'infografica che potrebbe essere utile agli utenti, quindi potrebbero condividerla ad esempio nei propri blog. Nel mio caso, se mi occupo di marketing e SEO, ho realizzato delle infografiche in cui spiego i concetti in modo semplice e veloce. Come sicuramente saprai, alcune volte un'immagine è meglio di mille parole. Per realizzare un'infografica puoi utilizzare Canva o Photoshop. Ad esempio queste, come puoi vedere, le ho realizzate con Canva, che è un software molto semplice e dispone anche di una versione gratuita. Il secondo metodo che tuttora utilizzo sono i forum. Ci sono migliaia di forum online, ti consiglio di scegliere qualche forum del tuo settore. Ad esempio, se hai un blog di tecnologia dove recensisci gli smartphone, vai su Google, cerca forum tecnologici o forum iPhone o Android, scegliene una decina ed iscriviti a tutti questi forum. Quello che dovrai fare è per almeno un mese aiutare gli utenti all'interno gratuitamente. Dopo che ti sei fatto conoscere, puoi inserire qualche link nelle risposte degli utenti che rimanda verso il tuo sito web. Inserisci subito dei link verso il tuo sito web, sarai uno spammer e molto probabilmente ti banneranno dal forum, quindi mi raccomando, aspetta un po' di tempo. Un altro metodo è quello di utilizzare i social, nello specifico io utilizzo Quora e Pinterest, perché Facebook e Instagram, oltre a limitare molto la copertura organica, non ti permette di ottenere traffico in modo passivo. Questo è Quora, quello che devi fare è selezionare un topic e rispondere alle domande e puoi inserire un link che riporta verso il tuo sito web. Mi raccomando, cerca sempre di dare valore agli utenti, sennò anche qua ti banneranno e non potrai più pubblicare risposte. L'ultimo metodo è quello di realizzare e pubblicare degli articoli in cui inserisci delle statistiche. Ad esempio, il 78% degli utenti scarta risultati a pagamento e clicca sui risultati organico. O ad esempio, l'80% del corpo umano è composto d'acqua. Probabilmente se qualche blogger noterà questa tua statistica e l'apprezzerà, probabilmente la condividerà all'interno del suo blog, inserendo un link verso il tuo sito. Come puoi vedere, utilizzo questa strategia anche per i miei articoli. Ovviamente i link esterni, o anche chiamati backlink, sono importanti nel posizionamento SEO, essendo considerati un fattore SEO, ma anche i link interni possono darti una mano a migliorare il posizionamento. Per questo motivo trovo in descrizione un video dedicato dove ti spiego passo per passo come utilizzare al meglio i link interni. Bene, direi che è tutto per questo video dove abbiamo scoperto come ottenere backlink gratis. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale, basta cliccare il pulsante iscriviti e lascia un mi piace.